Sono convinta che dobbiamo mettere al centro della nostra campagna elettorale l'Europa. Dobbiamo farlo noi perché nessun altro, io penso, in questo Paese può fare di questa prospettiva e del lavoro verso l'Europa qualcosa di credibile. Stiamo assistendo a spinte separatiste, l'abbiamo visto con la Brexit, la Gran Bretagna che si allontana dall'Europa. Lo vediamo in Catalogna, una regione importante della Spagna che vuole allontanarsi dalla Spagna. Abbiamo avuto dei campanelli d'allarme terribili, preoccupanti. In Germania, il terzo partito con più del 13% è un partito di estrema destra. In Austria vincono i conservatori di Kurz con più del 30%, partito che però il giovane leader ha spostato fortemente a destra, ma il secondo partito di estrema destra arriva oltre il 27%. Nella Repubblica Ceca, la Repubblica di Václav Havel, noi abbiamo visto partiti di destra affermarsi. Allora, di fronte a questo, contro gli egoismi, contro i populismi, contro le follie antisistema, contro le politiche xenofobe e razziste, che sempre più stanno diventando forti, ahimè, noi dobbiamo costruire gli argini. Dobbiamo costruire dei ponti invece che alzare dei muri e dobbiamo guardare in alto, guardare l'orizzonte, avere il coraggio dell'ideale. Vedete, dopo oltre 60 anni, forse oggi è molto più vicino un obiettivo in cui hanno creduto molto coloro che volevano costruire l'Europa, dal Piero Spinelli a De Gasperi. Il tema della difesa europea. A novembre ci sarà una riunione dei ministri degli esteri e della difesa, a dicembre ci sarà quella dei capi di Stato e di Governo, e vi posso dire che dopo tanti anni in cui se ne parlava soltanto nei convegni, finalmente c'è una prospettiva concreta che si riesca a decidere delle cooperazioni rafforzate che effettivamente integrino le nostre capacità di difesa. Forse è un caso, anzi sicuramente così, ma le quattro nazioni che sono più importanti perché hanno più capacità in questo senso per quanto riguarda la difesa, cioè Germania, Francia, Italia e Spagna, hanno in questo momento quattro ministri donne. E anche l'alto rappresentante che si occupa della politica estera e di difesa dell'Europa è una donna. Forse è un caso, però forse no, perché siamo riusciti a far diventare concreta un'agenda che era rimasta soltanto a livello di convegni. Grazie. E perché è importante questo tema? Vedete, ovviamente ne parlo io perché mi occupo, diciamo, è un po' il mestiere che ho fatto in questi anni. Però io invece penso che sia un passaggio fondamentale perché oggi uno dei temi che i cittadini europei stanno vivendo come importanti, insieme a quello del lavoro, è certamente anche quello della sicurezza. Quello che è successo in molte città europee, dove la follia omicida è andata a colpire nei luoghi della spensieratezza, nei luoghi dove le persone, dai mercatini di Natale alla promenade di Nizza, dove porti i bambini a vedere i fuochi artificiali, nei luoghi sulle Ramblas, cioè dove i giovani vanno a passeggiare, cioè nei luoghi dove normalmente andiamo a cercare un momento di socialità, di vivibilità, lo stare bene, abbiamo un momento di serenità, in quei luoghi sono stati colpiti. Quindi il tema di come proteggerci, di come proteggere è un tema forte. Certamente riguarda anche le capacità investigative che devono essere messe insieme, riguarda anche le procure che devono lavorare di più insieme, ma è evidente che rispetto a questa minaccia mettersi insieme, lavorare a livello europeo diventa un argine molto più forte. Allora,
possiamo finalmente, parlando di Europa, anche portare in evidenza il fatto che un dossier atteso da tanto tempo va avanti. E vi dico, a me piacerebbe che questo tema non fosse spinto soltanto dalle necessità. Certo, oggi la spinta è stata data anche dalla Brexit, perché l'Inghilterra ha sempre molto frenato su questo tema. Certamente la spinta è stata data anche da Trump, perché quando dice American First e in ogni caso i problemi di sicurezza ognuno deve un po' provare a gestirseli, e anche perché abbiamo avuto queste minacce. Però a me piace pensare che invece ripartiamo dal manifesto di Ventotene, cioè dal fatto che nel costruire insieme delle risposte ai bisogni, e il bisogno di sicurezza è un bisogno dei nostri cittadini, noi davvero costruiamo un senso di cittadinanza europea. Ed è l'Europa della cultura, l'Europa della conoscenza, l'Europa del lavoro quella che dobbiamo costruire, l'Europa dei diritti, e abbiamo lavorato molto sui diritti in questa legislatura, non dimentichiamoci. Ma io penso che dobbiamo anche cominciare a parlare per i nostri giovani, per noi tutti, di diritti e di doveri. Perché inserisco questo tema? Come sapete, io sono la responsabile del Dicastero della Difesa, ma vorrei adesso introdurvi una proposta per la nostra conferenza programmatica che non riguarda, diciamo, il servizio militare, ma riguarda il servizio civile. Perché poi difesa della patria la si fa anche facendo cultura, lavorando per i più deboli, facendo un lavoro per l'ambiente, per la protezione civile. Allora, in questi anni è stato fatto molto per il servizio civile volontario. Sono stati aumentati gli stanziamenti, ci sono buone norme, molti giovani si sono avvicinati, hanno mostrato la voglia di partecipare. Beh, io credo, sono convinta che bisogna riprendere quell'idea che Matteo Renzi ha detto alla fine del suo intervento sul decennale del PD. Il fatto di proporre a tutti i nostri ragazzi e ragazze per un po' di tempo, compatibile con le proprie scelte professionali o di studio, però proporre che gratuitamente dedichino un po' del loro tempo alla comunità, perché questa comunità la devono li far crescere, li fa studiare, devono conoscerla, devono avere dei valori che possono condividere, ma è anche giusto chiedere a loro di fare qualcosa per gli altri. Io penso che il Partito Democratico possa proporre oggi un servizio civile, obbligatorio, compatibile con i propri percorsi di vita, ma per dare un messaggio oggi che io credo sia importante, che per costruire una comunità è importante che ciascuno abbia anche la capacità di mettersi un po' a disposizione degli altri. Grazie.